Ciao cari amici, bentornati su Rifugio Perfetto. Il video di oggi è dedicato alla pulizia settimanale del bagno che faccio subito dopo le due camere da letto, dove come sempre vi mostrerò i passaggi che faccio seguendo gli step della mia tabella settimanale. Per sapere come ho creato la mia tabella delle pulizie quotidiane, settimanali e mensili, non perdetevi il video Come creare una tabella delle pulizie, cliccando il link in alto a destra. Questo è l'elenco delle cose da fare per il bagno più alcune attività extra della lista mensile della terza settimana. Per effettuare la pulizia utilizzerò un detergente Vetri, il mio detergente Fai da te Ci faccio, che ormai conoscete bene, la soda Solvay, un detergente multiuso ecologico, un disinfettante, il tergivetro, un sacchetto per i panni usati, uno spazzolino e i vari panni rossi e gialli per i sanitari e una spugna ruvida ma non abrasiva. Questa della Vileda la trovo molto comoda, soprattutto per la doccia, perché ha una impugnatura ergonomica, quindi non scivola via dalle mani ed è molto più ampia rispetto alle normali spugne. Nell'info box, come sempre, troverete l'elenco dei prodotti utilizzati e la mia tabella di pulizie settimanale di questa stanza. Prima di iniziare la pulizia, cambio il sacchetto e metto a lavare il tappeto. Tolgo gli asciugamani usati, verso un prodotto all'interno del WC, in questo caso un detergente alcalino, che è la soda Solvay, e lascio in ammollo anche lo scopino. Strofino l'interno del WC e scarico l'acqua per risciacquare. Lavo le mani e indosso i guanti. Se sono presenti delle macchie di calcare, posso versare nuovamente un po' di soda e strofinare la superficie con una spugna più abrasiva rispetto a quella che usiamo per gli altri sanitari. Infatti ci sono spugne di vario colore, ma più scuro è il lato ruvido, maggiore è l'effetto abrasivo. Spruzzo il detergente neutro sul pulsante, le piastrelle, il coperchio e il WC. Ripeto la stessa sequenza durante il risciacquo con un altro panno inumidito. Asciugo con un panno microfibra. Ripeto gli stessi step anche per il bidet, ovviamente usando dei panni diversi, anche se sempre di colore rosso. In più andrò a strofinare con uno spazzolino rigido intorno allo scarico e al troppo pieno, che sono le zone dove solitamente si accumula il calcare. Pulisco ora la doccia, tolgo i flaconi dei bagno schiuma degli shampoo. Verso il mio Ci faccio sulla spugna strofino iniziando dal soffione. Il porta flaconi.
piatti e le ante. Risciacquo. Elimino l'eccesso di acqua con il tergivetro. Asciugo bene con il panno in microfibra. Passo ora alla pulizia delle mensole. Spruzzo il detergente. Risciacquo e asciugo. Per la pulizia del lavabo, come detergente userò sempre il mio Cifaccio perché ha un pH neutro, per cui andrà bene anche per il marmo. Svito il tappo e strofino con uno spazzolino per staccare il calcare. Spruzzo il detergente sul vetro e asciugo. Passo ora alla pulizia dei vetri. Tolgo la tendina, la scuoto all'aria per eliminare la polvere. Spruzzo il detergente vetri e asciugo con un panno. Pulisco la porta con un detergente neutro, passo il panno leggermente inumidito sugli interruttori. Durante la mia routine bagno settimanale preferisco utilizzare anche il disinfettante, che lo spruzzerò dopo aver pulito e asciugato i sanitari. Lo lascio agire per il tempo indicato e asciugo con un panno. Pulisco il pavimento prima passando lo Swiffer. E poi lavo con l'Ajax classico versando 2 tappi in 5 litri di acqua calda. Dopo aver pulito e asciugato il pavimento posso utilizzare un disinfettante, in questo caso sempre l'Ajax, verso 2 tappi in 5 litri di acqua fredda e lascio asciugare. Ora ci possiamo dedicare a qualche tocco decorativo.